benvenuti a questo video riepilogativo del Nintendo Spotlight. Nintendo Spotlight fantastico, lo dico già da subito. Sono rimasto estasiato a dir poco. Io sono Axios00 per la cronaca, per chi magari non mi conoscesse, per chi non mi avesse mai visto. Allora, iniziamo subito a parlare perché c'è un sacco di cui parlare. Ci sono un sacco di giochi di cui parlare. Nintendo non ha centellinato neanche un attimo del suo tempo, ma ha sparato tutto proprio a raffica. Poche chiacchiere, per fortuna, e un sacco di giochi visti, quindi ottimo, ottimo, ottimo. Nient'altro da dire. Allora, iniziamo ad esplorare il video del Nintendo Spotlight. Magari alla fine, appunto, vi darò un po' le mie impressioni di quello che è stato questa conferenza, chiamiamola così, Nintendo. Ma intanto, la prima cosa che si è vista al Nintendo Spotlight è stato un video riepilogativo di quattro giochi che sono stati ARMS. Ormai sappiamo tutti che esce il 16 giugno 2017. Se mi vedete ogni tanto spostare lo sguardo, perché le date almeno le leggo al computer, perché almeno sono sicuro di quello che sto dicendo, perché ho una memoria pessima e quindi scusate tra l'altro anche per la qualità video, ma sto registrando col cellulare, quindi più di tanto non posso fare, chiedo venia. Poi, dicevo, ARMS, che uscirà appunto il 16 giugno, cioè ormai a brevissimo, sta per uscire. Poi è stato fatto vedere, lanciato così, come se niente fosse, ma secondo me è una grande cosa per Nintendo Switch, anche perché il Nintendo Spotlight è basato tutto su Nintendo Switch. Dopo, nel Treehouse, sono stati annunciati anche altri giochi per il 3DS, ma lo Spotlight è stato tutto esclusivamente per Nintendo Switch, come è giusto che sia. Del resto è una nuova console da poco uscita a marzo, quindi va bene così. Nintendo ha fatto benissimo a sfruttare tutto il tempo sfruttabile per Nintendo Switch. Comunque, dicevo, è stato presentato Rocket League, cioè buttata così lì a caso un video, ma è Rocket League, ragazzi. Poi è stato ripreso anche dopo nel corso del video, ma in ogni caso, secondo me Nintendo ha fatto una gran cosa. Tra l'altro, dovrebbe uscire in inverno 2017, durante l'inverno 2017. Sappiamo già che è cross platform, almeno per quanto riguarda l'online, quindi tipo io che l'avrò su Switch potrò giocare con chi l'ha su PC, che è una figata assurda anche questa, un po' come Minecraft alla fine, hanno fatto una cosa del genere. E ovviamente anche da qui Sony si è tirata fuori bellamente, perché è giusto così, perché Sony deve fare da sé. Vabbè, comunque, a parte questo, io sono felicissimo di giocare eventualmente con chi l'ha su PC. Su PC è andato veramente benissimo Rocket League, ha venduto un sacco di copie, ma proprio tante, 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 perciò bene così che ci sia anche su Switch. La risoluzione sarà a 720, sia on the go, sia praticamente per quanto riguarda la modalità portatile, sia per quanto riguarda la modalità attaccata allo schermo, cioè quando Switch sarà nella dock station e si vedrà su TV. Quindi 720, hanno preferito farlo a 60 fps in entrambi i casi. Detta dagli sviluppatori, hanno detto: noi preferiamo avere una fluidità dei movimenti, una fluidità del gioco, piuttosto che una miglior resa grafica rendendola a 1080. Io personalmente condivido, per un gioco come Rocket League, io lo preferisco tantissimo. Preferisco tantissimo avere fluidità piuttosto che resa grafica migliore. Perciò bene così, bene in questo modo. Dopodiché hanno fatto vedere FIFA 18, che ormai si sa già che esce in teoria verso settembre, o perlomeno tanto è autunno, esce sempre in autunno, quindi non è che si scappi più di tanto con l'uscita di FIFA. E poi Splatoon 2, di cui è prevista l'uscita per il 21 luglio, praticamente tra un mese, e di cui anche qui sappiamo tanto, e faranno il torneo, quando registrerò questo video avranno già fatto il torneo e eccetera, e quindi quando uscirà il video hanno già fatto il torneo di Splatoon 2 al Treehouse, e quindi insomma se ne sanno già di cose. Quello di cui mi premeva parlarvi è dei giochi annunciati, e da qui iniziamo. Come, non tutti per la prima volta, però tipo Xenoblade Chronicles 2, che è stato il gioco annunciato successivamente a questo video, non è la prima volta che ne sappiamo, ne parliamo, però stavolta l'abbiamo visto decisamente meglio. E devo dire che, a parte il fatto che ha una qualità grafica molto molto migliore rispetto ai primi due, rispetto a quello di Wii, è ovvio, ma anche rispetto a Xenoblade Chronicles X, per esempio i personaggi, che erano un po' il punto debole di Xenoblade Chronicles X, sono migliorati tantissimo, proprio tanto tanto tanto. È stata ripresa un po' la
Storia del primo Xenoblade, cioè una civiltà costruita sui resti dei titani in questo caso, e dovremo andare alla ricerca dell'Elysium, cioè il paradiso perduto dell'umanità. Noi ci chiamiamo Rex e saremo accompagnati da Pyra, i nomi li ho letti perché non me li sarei mai ricordati neanche per sbaglio, e praticamente hanno cambiato un po' anche il sistema di combattimento rispetto ai precedenti capitoli. L'hanno reso, secondo me, più semplice, però forse anche più tattico. Perché, per esempio, l'autoattacco, se ci si muove, non funziona più. Quindi bisogna stare fermi, bisogna trovare il posizionamento giusto per far funzionare l'autoattacco. E già questo è un bel cambiamento rispetto ai precedenti capitoli. Grosso cambiamento per quanto mi riguarda. Avrà l'attacco base avrà un attacco di 3 combo, in pratica. Saranno un combo di 3 attacchi. C'è da capire bene se il diciamo il range dell'attacco, visto che c'è anche un affondo tra questi 3 attacco combo, cambierà oppure no, oppure sarà sempre uguale, tipo se io posso stare un po' più lontano rispetto al nemico per poi attaccare, diciamo, da più lontano facendo il classico affondo. Ora vi lancio una botta sulla telecamera e spacco tutto. Grande Ale, ottimo così. Comunque, andando avanti, c'è anche una novità per quanto riguarda i pulsanti dell'attacco, perché almeno per quello che ho visto io sono 4. In basso a destra dello schermo li hanno messi, sono messi a tipo rombo, e devo ancora capire bene come funzionano. Ci sarebbe da spulciare bene il treehouse, perché so che hanno fatto appunto vedere un gameplay al treehouse, quindi dovrò spulciarlo un po' per benino per vedere un po' cosa hanno tirato fuori. Titolo successivo mostrato è di Kirby, sì esatto, Kirby in HD per Nintendo Switch. Uscirà un nuovo Kirby, prevista l'uscita per il 2018, ancora non si sa bene una data precisa, non si sa bene quando, più o meno nel 2018, però è previsto un nuovo Kirby, cosa di cui sono rimasto felicemente sorpreso, non me l'aspettavo un nuovo Kirby, e quindi bene in questo modo, molto bene in questa maniera. Tra l'altro hanno dato la possibilità di giocare con gli amici, fino a 3 amici oltre a noi, quindi fino a 4 giocatori, e si possono usare sia 4 Joy-Con singoli oppure 4 coppie di Joy-Con. Poi ci sarà da capire che differenza c'è effettivamente, se c'è un miglioramento usando le varie coppie di Joy-Con oppure se è la stessa cosa rispetto al Joy-Con singolo, no? Vedremo un po' più avanti quando lo mostreranno un po' meglio, quando faranno vedere più cose. Tra l'altro leggo sul sito Nintendo ufficiale, quindi 3 Nintendo, perciò queste cose c'è da prenderle come cosa fatta. C'è scritto che praticamente abbiamo il ritorno di abilità copia come spada, fuoco, granata, ho visto c'è acqua, ho visto c'è pietra e stone, tutte queste cose qui, fighissime. E poi c'è una dicitura che ancora ho capito il giusto come funziona perché l'hanno fatto vedere il video. Comunque in pratica questi queste copie, queste abilità copia, si possono aggiungere degli elementi come appunto acqua, fuoco ed elettricità. E quindi si possono rendere ancora più potenti queste abilità copia, che secondo me è una cosa molto carina. Non vedo l'ora di vederla in atto poi in un gameplay vero e proprio. Anche perché il trailer che hanno mandato su Switch, che hanno mandato nello spotlight, è sì un gameplay, però piacerebbe vederlo un po' più approfondito, no? Almeno si possono capire meglio le cose e quant'altro. Purtroppo non si sa molto altro, non è stato fatto vedere molto altro. Come ho detto, è possibile giocare con gli amici e averli come aiutanti, ma più di questo non c'è altro purtroppo, almeno per il momento, non vedo l'ora di saperne veramente di più. È stato poi annunciato un nuovo gioco Pokémon per Switch, avete capito bene, un nuovo gioco Pokémon per Nintendo Switch, RPG Pokémon, quindi RPG Pokémon, perciò io penso e spero della serie principale, quindi, di Pokémon, e non vedrei l'ora di una cosa del genere. Vedremo, penso nel 2018, se non erro la data è il 2018, vedremo un po' comunque più avanti cosa ci faranno sapere dalla Pokémon Company, vediamo un po' cosa ci verrà detto. Non è stato presentato nessun filmato ufficiale, semplicemente un annuncio di questo nuovo RPG Pokémon, quindi incrociamo le dita e speriamo bene. Ovviamente hanno riparlato anche di Pokémon DX, ci mancherebbe altro, l'avevano annunciato nel Pokémon Direct, quindi ovviamente ne hanno riparlato anche qui in questo Nintendo Spotlight, brevemente, ma ne hanno riparlato. Dopodiché c'è stato l'annuncio, quello che tutti, e dico tutti, volevamo da un anno e passa,
da più di un anno a questa parte, da 2 anni mi sembra, o roba del genere. Comunque ormai da qua non so più neanche da quanto lo volevamo. Ci avevano rifilato quella cosa che, di cui non voglio neanche nominare, veramente, non voglio neanche ricordare, per 3DS, evito di dire cosa. Però, dai, lo dico, Federation Force, finalmente Nintendo ha deciso di annunciare un nuovo Metroid Prime. Finalmente lo avremo su Switch. Vi giuro, avevo la pelle d'oca quando ho visto Metroid scritto sullo schermo, ve lo giuro, avevo la pelle d'oca. Non riuscivo più a trattenermi praticamente dalla felicità. Ci riesco a stento tuttora a trattenermi dalla felicità. E bene, brava Nintendo, così si fa. Tra l'altro ha annunciato sia questo che Pokémon praticamente senza video, solamente anche per Metroid Prime. Per Metroid Prime 4 ha annunciato un video molto breve in cui si vedeva proprio lo stemma di Metroid e tutto il resto, l'emblema di Metroid e tutto il resto, ma niente gameplay, niente di niente in particolare. Però ho apprezzato questa cosa, perché secondo me in una fiera come l'E3 è anche bene, visto che hanno lanciato adesso la console Nintendo, è anche bene far sapere cosa si ha in serbo, perché altrimenti si viene tacciati, come gli anni scorsi, di non avere niente, di non star facendo niente. Invece anche facendo questo si crea hype, prima di tutto, e sicuramente permette di vendere più console, su questo non ci sono dubbi, ma permette anche di far vedere alle persone che comunque si sta facendo qualcosa, che comunque si è impegnati in dei progetti, e in progetti che piacciono al pubblico, che sono stati richiesti dal pubblico. Secondo me quindi è stata una cosa importante, cosa che Nintendo non mi ricordo avesse fatto negli ultimi anni, almeno del Nintendo Direct Spotlight, come lo potete chiamare, alle 3. Non avesse mai fatto, ma fortunatamente stavolta, secondo me, ripeto, mia opinione personale, ha avuto la buona idea di fare. Lanciare così due nomi, due brand di due giochi molto, molto importanti e molto grossi, per dire, noi li stiamo facendo, non vi preoccupate, usciranno, quindi state tranquilli, su Switch i giochi ci saranno e ce ne saranno molti, e anche di nomi grossi, non come Wii U, tanto per dire, e purtroppo Wii U è andata in quel modo, per quanto mi sia piaciuta, per quanto gli abbia voluto bene a Wii U, ma è andata così, andata malino, c'è poco da fare. Abbiamo poi avuto la possibilità di vedere per la prima volta in video, e quindi anche gameplay, Yoshi, nuovo Yoshi, che per ora appunto si chiama solo Yoshi, imprevisto anche questo per il 2018, e ci sono rimasto molto, molto bene di questa notizia, perché io adoro i giochi di Yoshi, quindi per me è andata benissimo così, e praticamente è ambientato in un mondo, stavolta è come un plastico in miniatura, si muoverà in un plastico in miniatura il nostro Yoshi. Mi ha ricordato, lì per lì a me mi è sembrata più carta più che plastico, però ok, loro Nintendo dice plastico, quindi va bene, d'accordo. Tra l'altro ha la possibilità, questo gioco, di fare il livello con il percorso principale, oppure lo stesso livello può essere rifatto facendo un percorso nascosto e quindi vedendo tutto il livello da una prospettiva completamente diversa da quella del percorso principale. Ci sarebbe da vedere bene poi se questa cosa è effettivamente così carina come dicono loro o meno. Da quel che si è visto nel trailer lo sembra, però non mi voglio sbilanciare più di tanto. In ogni caso apprezzo sia lo stile del gioco che appunto questa aggiunta. Purtroppo ancora non si sanno altre cose, a parte che Yoshi ovviamente ha le uova dietro di sé e le può tirare per distruggere i nemici. Non c'è stato mostrato purtroppo molto altro. Però è stato, secondo me, un bel momento di gameplay di Yoshi, per quanto mi riguarda. Tra l'altro, c'è la possibilità anche di giocare con un amico in simultanea, almeno da quello che dice il sito Nintendo E3. Quindi anche qui c'è da fidarsi. Vedremo un po' come, in che modo, che cosa farà l'amico, se per esempio prenderà la mira, tirerà, oppure ci sarà un altro personaggio proprio insieme a noi. Questo dovremo vederlo necessariamente più avanti. La presentazione poi è continuata con Fire Emblem Warriors, gioco della serie Warriors come lo era Hyrule Warriors, e mi è sembrato un po' troppo lo stesso gioco, un po' troppo simile come gioco. Hanno fatto vedere il giusto anche come gameplay, è veramente sembrato molto simile a Hyrule Warriors, però con i personaggi di Fire Emblem.
Spero in qualche novità più concreta del gioco, in qualche novità effettiva, in qualcosa che renda un po' più fresco anche il genere, quanto il genere già di per sé, genere Musou, è già di per sé molto ripetitivo, tremendamente ripetitivo, quindi vediamo un attimo se hanno aggiunto una qualche caratteristica, un qualcosa che lo faccia piacere anche a un pubblico occidentale, perché è tipico magari del pubblico orientale, del pubblico giapponese, però qua da noi non è che vadano tanto questo tipo di giochi. A me non dispiacciono, però mi piacerebbe vedere effettivamente uno sviluppo di questo genere di gioco. Anche qui è prevista l'uscita per autunno 2017, vedremo un po' andando avanti cosa faranno vedere, cosa mostreranno, cosa effettivamente potremo vedere anche nel Treehouse di gameplay, perché sicuramente lo mostreranno anche lì. Passando poi a The Legend of Zelda, i DLC di The Legend of Zelda, hanno annunciato finalmente la data di uscita precisa del primo DLC e hanno fatto vedere un po' cosa ci sarà all'interno del primo DLC. La data è il 30 giugno, cioè la fine di questo mese, e si chiamerà Le Prove Leggendarie, il DLC. Al suo interno avrà la prova della spada, che praticamente cimenterà il nostro Link in una prova simile a quella dell'isola, di un'isola che c'era anche già nel gioco principale, cioè inizieremo senza niente, senza armi, senza armatura, senza niente, dovremo solamente sfruttare quello che ci circonda, quello che abbiamo, che potremo trovare nel punto di partenza, e poi andare avanti stanza dopo stanza per poi completare quello che è appunto il cammino che si presenterà davanti al nostro Link. Dopodiché verrà aggiunto il cammino dell'eroe, cioè praticamente è una specie di linea verde sulla mappa che ci mostrerà dove siamo andati nelle precedenti 200 ore, se non erro, 200 ore di gioco, quindi vedremo un po' tutto il cammino che ha fatto il nostro Link, direi quasi tutta la sua avventura, per vedere bene cosa abbiamo esplorato, dove siamo stati e dove non siamo ancora andati. Secondo me è molto carina come cosa. Ci sarà la modalità Master, che sarebbe praticamente la modalità difficile, la modalità eroe, finalmente l'hanno aggiunta, quindi ottimo. Tra l'altro in questa modalità hanno messo solo due slot di salvataggio, a differenza dei 6 che si possono utilizzare normalmente nell'avventura classica che abbiamo giocato fino adesso, che siamo abituati a giocare. Hanno anche aggiunto l'amuleto del teletrasporto, che ci permetterà di avere punti di teletrasporto per andare ovunque vogliamo. Praticamente è un punto che poi possiamo riusare a nostro piacimento. Quindi ovviamente possiamo fare un solo teletrasporto, un solo punto di teletrasporto alla volta. Sembra una sorta di Town Portal di Diablo. Vediamola un po' in questo modo, non esattamente, però è una sorta di Town Portal di Diablo che ci può stare. Avremo una nuova armatura, anzi delle nuove armature, molto bello, e la maschera Korogu, che ci permetterà finalmente di avere una specie di sensore, come c'è già il sensore per gli scrigni, per i sacrari e tutto quanto, per trovare i Korogu. Finalmente ci darà una mano questa maschera per trovare i maledettissimi Korogu, che ancora non siamo riusciti a trovare. Almeno io non lo finirò mai, per quella parte di avventura non la finirò mai. Grazie a questa maschera forse ci riuscirò, forse. Dimenticavo, sono stati aggiunti anche 4 nuovi Amiibo, forse anche di più, perché ne hanno presentato uno scatafascio di Amiibo nuovi. Quindi comunque gli Amiibo dei campioni, mi sto riferendo a quelli, cioè di Urbosa, Daruk, Mipha e Revali. Tra l'altro fatti veramente molto bene, a parte Urbosa che non è che mi piaccia troppo, ma vedremo quando avremo la possibilità di vederla effettivamente in maniera migliore rispetto all'E3. Però, vista così a prima vista, non è che mi attiri troppo. Quella che mi piace di più è Mipha, insieme a Daruk, che è fantastico. È bellissimo, ve lo garantisco. Dopodiché siamo passati nuovamente a Mario e Rabbids. Ho detto nuovamente perché era già stato presentato alla conferenza Ubisoft, in pompa magna, tra l'altro, anche con la presenza di Miyamoto. Quindi hanno fatto le cose veramente in grande ed è un gioco che aspetto in trepidante attesa, perché Mi è piaciuto particolarmente. Non gli avrei dato neanche veramente un quattrino, neanche un centesimo, e invece vedendolo in video, vedendo il gameplay, lo apprezzo tanto, mi piacciono tanto i combattimenti RPG, combattimenti tattici, e le coperture che si possono distruggere, il fatto che si possono usare, far saltare le persone, un po' come succedeva anche in Disgaea 5. Cioè praticamente un personaggio può aumentare il movimento dell'altro facendolo catapultandolo proprio in tutti i sensi nella mappa,
ed è anche questa è una figata, cioè i personaggi si possono aiutare, si possono preimpostare delle abilità, se un altro si muove tu gli spari, insomma è parecchio tattico, ci sono potenziamenti per le armi e tutto quanto, armature e quant'altro, quindi armature relative, diciamo che ci sono potenziamenti per le armi, prendete questo e basta che è meglio, però è veramente, veramente carino come gioco, è stata una bella sorpresa di questo E3, decisamente un'altra bella sorpresa di tutte le sorprese che abbiamo avuto in questo E3, veramente stupendo. Tra l'altro, anche se non è stata presentata nella conferenza E3, volevo dirvi una cosa al volo di Skyrim, che Bethesda l'ha annunciato, appunto, Skyrim per Nintendo Switch. Sarà tra l'altro una particolarità, avrò il motion control, ve lo dico subito, una particolarità è che sul sito Nintendo E3 Skyrim è appunto per Nintendo Switch è stato diciamo, è dato come publisher Nintendo stessa, non Bethesda, sviluppato da Bethesda però come publisher è data Nintendo. Strano, una curiosità così che vi dico, che vi snocciolo così tanto per fare, però è una cosa che mi è sembrata piuttosto strana. Arrivati alla fine del video, dello spotlight, ovviamente non poteva mancare Mario Odyssey, è ovvio che non poteva mancare. Ho adorato la musica che hanno fatto sentire di Mario Odyssey, veramente veramente carina. Anche qui hanno tirato fuori nuovi amiibo, tanto come se non bastassero, sono Mario, Peach e Bowser vestiti di bianco, e poi abbiamo anche un Goomba e un Koopa Troopa. Il Goomba è bellissimo, il Goomba è qualcosa che io voglio assolutamente, è spettacolare, il Goomba è una cattiveria assurda, il nostro Goomba, veramente, vedete, guardatelo se trovate immagini, se andate nel sito Nintendo, insomma, ha una cattiveria unica quel Goomba, bellissimi anche Mario e Bowser, un po' meno Koopa Troopa e Peach, almeno da quel che ho visto momentaneamente, però anche lì, avendoli potuti vedere, quando li potremmo vedere effettivamente, toccare con mano, vedere da più da vicino, magari le mie impressioni cambieranno, le nostre impressioni magari cambieranno, dipenderà un po'. Mario Odyssey, dicevo, Mario Odyssey è bellissimo, a parte il fatto che hanno mostrato altre cose oltre a cappellino, potremo, a parte fare il salto sul cappellino, comprare cose nei negozi, ci saranno negozi durante i livelli dove potremo acquistare abbigliamenti per il nostro Mario e oggetti, ho visto, e quant'altro per sbloccare cose dentro il livello, farci aprire porte segrete, insomma, figata assurda. Come se non bastasse tutto ciò, hanno messo la possibilità di prendere possesso dei nostri nemici, cioè praticamente lanciando il cappellino verso un nemico si può anche entrare all'interno di esso e usarlo, tipo hanno fatto vedere usare il pallottolo Bill, dove si può andare a giro come se fosse in un pallottolo Bill col berretto di Mario, è una figata assurda, oppure un qualsiasi nemico. E anche le cose sono... si può fare una possessione sulle cose, che detto così sembra brutto, però è una figata assurda. Tipo, mi ricordo, con gli idranti si può fare un qualcosina, o anche con insomma, il livello cittadino, per intendersi, ma con un po' tutto. Ed è di una figaggine, passatemi il termine, assurda. Nonché hanno presentato un livello... giurassico, si può dire a tutti gli effetti, sì, perché ci saranno i dinosauri. E a quel che abbiamo visto si potrà possedere un tirannosauro con il nostro Mario. E vi giuro, vedere il tirannosauro con il cappellino di Mario è qualcosa di meraviglioso. Meraviglioso a dir poco. Non ho altre parole per descriverlo. Sono rimasto genuinamente sorpreso, soddisfatto e stupito da quello che Nintendo sa creare ogni volta che esce un nuovo Mario. Come sa cambiare e reinventarsi ogni volta. Io non ho idea di come riescano a fare questo, ma ce la fanno ogni santissima volta che esce un nuovo Mario. Chapeau, veramente, nient'altro da aggiungere a questa mia ultima parola. Allora, per le considerazioni finali del Nintendo Spotlight, Nintendo Direct, Nintendo Spotlight, l'hanno chiamato Nintendo Spotlight, quindi continuiamo a chiamarlo così. Io mi sono esaltato durante Nintendo Spotlight, sono rimasto veramente, veramente stupito, sono rimasto, non lo so, in certi momenti avevo quasi le lacrime agli occhi dalla felicità, tipo con Metroid, con il nuovo Yoshi, io ero veramente contentissimo con quando ho sentito la notizia, anche se non sono un estimatore dei Pokémon, però quando ho sentito la notizia che ci sarebbe stato un nuovo Pokémon ero wow, grandi, vai così, grandi, in questa maniera, grandi, bene, ottimo, più giochi ci sono meglio è.
con Mario Odyssey, poi vabbè, la chiusura è stata la ciliegina sulla torta, Mario Odyssey. E secondo me Nintendo non poteva veramente fare un E3 miglior modo di questo E3. Tra l'altro, poi, come se non bastasse, durante i primi minuti della Treehouse hanno presentato Metroid, Samus Returns, qualcosa del genere, per 3DS che uscirà a settembre. Così, tanto per fare, ma buttiamoci giù un Metroid, vai. Stavolta in 2D, fatto bene, che si rifà a Metroid 2 per Game Boy e cambia un po' le meccaniche di gioco, cambia un po', gli attacchi, ci sarà un attacco melee per Samus e tutto il resto. Veramente, veramente, con i contrattacchi. Figata assurda anche quello, veramente molto carino. E poi sempre per 3DS hanno aggiunto, perché non bastava, hanno aggiunto Mario e Luigi Superstar Saga, Bowser's Minion, più Bowser's Minion, se non erro mi sembra si chiami così, che anche quello è un remake della Superstar Saga per Game Boy Advanced, se non erro, per GBA. E vabbè, cioè Nintendo, ti piace vincere facile, no? Voglio dire, insomma, bastava Luigi Mansion 3 e poi abbiamo fatto l'Unplanned, cioè poi sbanchiamo tutto. Come ho scritto anche sulla mia pagina Facebook, vabbè, Nintendo dopo tutti questi annunci prende il banco, se lo porta a casa e lascia pure la mancia, poi si prende anche l'edificio, ma portiamo a casa tutto, dai, le tre completo, perché obiettivamente, cioè, ha annunciato tutto, ha annunciato il mondo. Più di così io non so veramente cosa potesse fare. Stavolta si sono superati e sono contento perché, ripeto, dovevano pubblicizzare Switch, l'hanno fatto in maniera ottima. E stanno comunque continuando a dare supporto al 3DS, cosa che non credevo sarebbero riusciti a fare in maniera ottima. Invece lo stanno continuando a fare. Sorprendenti, non c'è da dire altro. Sono rimasto puramente e genuinamente soddisfatto e stupito da Nintendo per questo E3. L'opposto praticamente dello scorso anno, per chi se lo ricorda. Detto questo, io, Access00, vi saluto. Vi ricordo, se vi va, se state vedendo questo video dal mio canale, di dare un'occhiata anche al sito gamescore.it, con il quale collaboro appunto con questo video e con altri video come i first look, i primi minuti di gioco per i vari giochi che escono per Steam e Switch, PlayStation 4, eccetera. Quindi magari dategli un'occhiata, è un sito di videogames a 360 gradi, quindi vi raccomando, dategli un'occhiata, dategli una possibilità, non ve ne pentirete, ve lo assicuro. Se vi va, seguite sia me che Axios00 che Gamescore.it sulle pa nostre pagine Facebook e Twitter. Aggiungetemi agli amici di Steam, Switch e PlayStation Network se vi va di fare quattro chiacchiere, giocare insieme, eccetera. Vedete un po' voi. Un saluto da Axios00 e Gamescore.it e alla prossima. Fatemi sapere la vostra nei commenti, mi raccomando. Ciao!